Allora, buonasera, prima di tutto grazie di avermi invitato. E prima di presentare gli esiti della proiezione devo fare un po' di introduzione su che cosa è il programma di riuso. In realtà le relazioni che mi hanno preceduto dicono assolutamente tutto, sia quello di Verona, quello degli amici di Bologna, riuso, come lo intendiamo noi al Consiglio Nazionale e con noi tutta la rete degli ordini, perché noi rappresentiamo, così siamo i portavoce di tutti gli ordini d'Italia, quindi il programma riuso è una cosa nata assieme a tutta la comunità italiana che noi, diciamo così, abbiamo cominciato a promuovere all'incirca 4 anni fa. Abbiamo inventato questo acronimo riuso che abbiamo festeggiato vedendolo promosso anche nei vocabolari dei dizionari italiani, nella Treccani e nel dizionario Epi, voi troverete scritto riuso, rigenerazione urbana sostenibile, quindi la prima vittoria di tipo culturale, anche dal punto di vista normativo, la strada è ancora molto lunga perché abbiamo a che fare con ministeri e con muri di gomma non indifferenti. Allora, le presentazioni, dicevo, le cose bellissime che avete visto prima, mi permetteranno di andare molto veloce nell'introduzione. E il programma riuso, diciamo così, è nato come programma politico 4 anni fa, naturalmente anche tecnico e architettonico, ma un programma politico, cioè l'interlocutore era allora il ministro Passa, poi i ministri di allora, ai quali presentammo questo programma per la città. Nel frattempo la crisi era già cominciata, per cui come noi inventammo, oltre che questo acronimo, nella crisi una risorsa per il paese. Facciamo presente che una cosa simile era capitata negli anni 60 con il piano in a casa, rimarcando il fatto che da allora, dal piano in a casa, dal micro piano in a casa, lo Stato è rimasto assente nelle politiche abitative non solo delle città. Poi una nebbia, una marea di legislazione contorta, sovradimensionata, contraddittoria, ma lo Stato era sempre stato assente. Non si riesco ad andare avanti. Piano nazionale per la rigenerazione urbana, un piano per le città, case città per disegnare un futuro possibile, un accordo fatto anche con gli altri attori dell'economia italiana, quindi anche con le camere di commercio. Vi ricordo che il piano di riuso è nato incredibilmente dagli architetti insieme ad ANCE, l'associazione dei costruttori, a Lega Ambiente, quindi progettisti, architetti, costruttori e chi tutela il paesaggio, per modo di dire, uniti in un'unica direzione, trovare il modo per dare una qualche risposta positiva al problema drammatico delle città. Poi è entrato ANCI, Agenda 21, CRESM e tutta una serie di altri attori. Molto velocemente, questa è un'immagine di Barcellona. Allora, che cos'è il riuso? L'avete visto prima perfettamente. Si prendono delle parti di città e si fanno dei progetti bellissimi come quelli che avete visto, appunto. Passando di scala, ad esempio, perché il nostro compito è anche di ragionare su scala più grande, oltre che il premio in realtà è fatto per l'edilizia di base, ma il programma nasce per avere maggiori ambizioni. Qui vedete il forum di Barcellona, se lo conoscete, un'area che fino a 10-15 anni fa era tutta sporca e cattiva, abbandonata, un brownfield di quelli proprio quasi recuperabili. Barcellona è una città abbastanza, la parte Gaudì, non visitata, non vissuta. Quindi in quest'area, per dire di come in questo caso il riuso di un'area dismessa, bonificata, di una gigantesca area dismessa, possono convivere, se l'amministrazione intelligente, una serie di cose impensabili, almeno per l'Italia, almeno secondo noi. In quest'area prima industriale sono state fatte una marea di cose tutte insieme, per dire che non ci deve essere l'ozono, la mixità culturale, le funzioni che si mescolano, anche le più impensabili. Allora, fuori dalla fotografia c'è il termovalorizzatore. Allora, sono utili, sono necessari termovalorizzatori? Sicuramente è meglio farne a meno, però forse ci sono anche dei periodi transitori. La città come Vienna o come Barcellona, che poi dismetteranno i termovalorizzatori perché si sta andando giustamente in quella direzione, ma non si può troncare tutto in quel momento. In quest'anno hanno messo un termovalorizzatore, hanno messo un depuratore
al centro del sotterraneo c'è un depuratore per le acque, sopra c'è fatto un mercato, poi c'è fatto una pergola solare, un porto, un bellissimo museo di Alfredo e Meno, c'è fatto degli alberghi, delle case, ci hanno fatto un po' di tutto, hanno fatto un po' la spiaggia che prima non c'era, morale. Questa area denominata Forum è stata veramente rigenerata assieme a tutti gli altri interventi che Josep Asevillo, il direttore dell'Agenzia Metropolitana di Barcellona, ha fatto con gli interventi che lui ha chiamato di agopuntura nel corso di 15 anni. Tant'è vero che Barcellona, da città come Bilbao, come Marsiglia, un po' abbandonata, è diventato l'opposto, cioè ha il problema che è troppo visitata e quasi ci si entrerà solo a pagamento, proprio perché questi interventi di rigenerazione veramente l'hanno rigenerato. Passiamo a un altro esempio per farvi capire, sempre a grandi livelli, abbiamo detto che a piccoli livelli abbiamo già visto benissimo prima. La città di Marsiglia è una città come potrebbe essere Genova, come Napoli, forse meglio, una città francese fatta da italiani, quindi non solo geograficamente per caratteristiche simili alle nostre, ma anche per problematiche. Che differenza ha la Francia rispetto all'Italia su questi temi? A parte che sull'architettura, diciamo così, l'Italia è molto strutturata da tanti punti di vista. Che la Francia ha un'agenzia nazionale, ANRU, per la rigenerazione urbana, un'agenzia che Consiglio Nazionale, assieme agli ordini degli architetti d'Italia, stanno tentando di instillare anche nella mente di questo governo. Berlio ha dato una prima risposta positiva, pare che si potrà fare, poi naturalmente ci si crede quando si vede le cose, però insomma questa RU, Agenzia Nazionale, potrebbe essere implicata anche in Italia. Che cosa serve? Serve per dare credibilità, tanto per mettere lo Stato al centro del progetto, perché sui grandi progetti evidentemente non si può lasciare quantomeno a livello qualitativo libertà totale alle singolarità territoriali, ma perché dà credibilità agli interventi. Il caso di Marsiglia, che adesso vi farò vedere, 13 cosiddetti progetti, 14 progetti marsigliesi, che non vogliono dire 14 cantieri, vogliono dire 3.000 cantieri, ho sentito bene, 3.000 cantieri suddivisi in 14 grandi progetti, tutti di rigenerazione urbana, anche interventi di sostituzione, come è stato detto prima, quella sostituzione edilizia che è così difficile fare in Italia, quasi impossibile, cioè si prendono le persone, si spostano temporaneamente negli edifici che non sono utilizzati, li si ricollocano nei loro edifici una volta che sono rigenerati, lì sta avvenendo senza troppi problemi, c'è la RU che dà legittimità, ci sono delle legislazioni che funzionano bene, gli investitori quindi ci credono perché i tempi sono certi, le risposte sono certe, esattamente tutto il contrario di quello che avviene globalmente, non dappertutto, ma sono mediamente in Italia. Vedete, ognuno di questi 14 progetti, 345 edifici, 278, 300 e così via. 1.200.000.000 di euro messi sulla periferia nord di Marsiglia, non in tutta la Francia, solo sulla periferia nord di Marsiglia. A complemento, un intervento di tutti quegli interventi che di cui ho parlato prima, 14 progetti sono immobili, sono abitativi e terziari, poi c'è la parte industriale, un esempio per tutti, un quartiere operaio, la Belle de Mer, la famosa Belle de Mer, che è stata chiamata con questo progetto la Friche della Belle de Mer, Friche vuol dire sfrido in francese, quindi dallo sfrido delle attività industriali è stato ottenuto attraverso l'inserimento che è avvenuto molto rapidamente di 70 tra start-up, tra studi e nuove iniziative, tutte legate evidentemente all'imprenditorialità giovanile, hanno creato questo spazio, una normalissima riconversione, attenzione, un misto tra un riuso temporale e un riuso, è nato come riuso temporale, poi è diventato un riuso permanente, perché hanno fatto un teatro, uno dei luoghi più visitati di Marsiglia, non solo per i giovani, non è un luogo da fecchettoni, è un luogo molto serio dove avvengono delle, diciamo, attività culturali ed economiche molto, molto valide. Allora, che cosa ha fatto di buono questo semplice recupero della Friche della Belle de Mer? Ha rinnovato il valore immobiliare di tutto un quartiere che prima veniva, è stato di abbandono, cioè chi aveva la casa lì, un quartiere abbastanza, diciamo così, degradato, la vendeva perché dal punto di vista immobiliare non vendeva, anzi faceva fatica a venderla. Chi non è riuscito a vendere adesso è contento perché questo semplice contenitore è riuscito a dare una svolta a una grande parte di città e adesso vive, è diventato come a Londra, come a New York, una parte, diciamo così, dove è bello starci, e chi non è riuscito a venderla ha visto rivalutare proprio, e quindi stanno fiorendo le gru e i cantieri. Passiamo al premio, quindi da un programma politico
di promozione dal punto di vista legislativo, la semplificazione della normativa, l'intervento sull'obbligatorietà dei concorsi, la limitazione del consumo del suolo, il regolamento edilizio unico. Cioè, all'interno di questo programma ci stanno tutta una serie di quelli che noi crediamo miglioramenti ineludibili. Poi a margine dal premio di cui abbiamo parlato, che adesso vi presento velocemente, e che è dedicato non alle Archistar, che abbiamo visto prima con Mario Botta, possono fare, nonostante magari sembrare, dei danni enormi, comunque dedicata alla comunità di noi progettisti. Riuso è nato assieme sempre a Legambiente e al Consiglio Nazionale, presentato al SAIE, sostenuto dall'ANCE, i comuni, su questi temi. La riqualificazione architettonica, vado un po' veloce perché so che i tempi sono molto, molto, insomma, andati un po' lunghi. La riqualificazione architettonica, questo è scontato, le aree dismesse, il riutilizzo dei materiali all'interno dei processi edilizi, il tema del recycle è la vera novità, secondo me, dei prossimi anni. La questione energetica ormai, almeno teoricamente, l'abbiamo risolta, non nella pratica, ma in teoria tutto ormai è chiaro. Avete visto bellissimo intervento su Bologna realizzato, che anche dal punto di vista tecnologico e dell'efficienza energetica è insuperabile. Quello del recycle dei materiali, cioè all'interno della dell'edilizia, diceva prima, gli edifici si possono anche smontare, sì, si possono smontare come le automobili, come gli elettrodomestici, quindi tutto deve essere possibile, deve essere recuperato, non c'è più, non si costruiscono e demoliscono più gli edifici, ma si assemblano e si disassemblano naturalmente. Non vale per tutte le totalità dei casi. L'edificio a energia quasi zero, è uscita adesso la normativa che dal primo di ottobre è uscita per seguire la delibera della Comunità Europea, che voi sapete impedirà di fatto la costruzione degli edifici totalmente vetrati, se non con dei presidi di frangisole estremamente complicati, quindi tende a modificare anche la progettazione architettonica. La sicurezza, il co-housing, il co-working, progetti per il riuso temporaneo, la mobilità sostenibile, il design for all, per progettare per tutti. Il design for all è un concetto che non riguarda solo le barriere architettoniche, ma la progettazione a tutto tondo di tutte le persone che devono stare bene all'interno di un edificio, giovani, vecchi, alti, bassi, separati, coppie, eritrei, extracomunitari, svizzeri. Quindi non c'entra niente con le varie architettoniche, è fare l'architettura che possa essere soddisfacente per tutti. La città condivisa, i nuovi metabolismi urbani, la città resiliente, questo bellissimo concetto promosso dall'Agenda 21, questo è una città che resiste non solo alle intemperie, all'usura del tempo, ma anche all'usura della stupidità umana, che se bisogna spiegarla un po' in questa maniera. A prova di uomo, la densificazione della città, il ciclo di vita. Noi progettisti dobbiamo stare attenti a considerare, c'è stato detto prima, che quando scegliamo un materiale, facciamo un'azione di tipo edilizio architettonico, possiamo fare dei grandi danni, quindi anche le piccole cose diventano importanti, messe tutto insieme. Un po' il concetto di atteggiamento olistico, permettetemi questa parola che ho usato, però vuol dire stare attento un po' a tutto. Nell'uomo è importante il cervello, ma anche il libro, a suo modo, è importante per. Il green building, l'energia grigia che è stata l'energia comprobata all'interno di un processo edilizio e così via. Questi sono i temi che fanno parte del programma riuso a livello tecnico e normativo e in particolare in questo caso che seguo io come responsabile del dipartimento che segue queste cose, il Consiglio Nazionale, quindi sono quello che organizza un po' questo premio, che in 4 anni ha avuto quasi più di 1300 progetti inviati, che voi potete vedere tutti nel sito del Consiglio Nazionale, tutti pubblicati, vincitori, quelli che hanno perso, non è stato escluso nessuno. È un panorama bellissimo, come vi dicevo, non troverete dei progetti messi sulle riviste, perché noi ci rivolgiamo alla comunità di Bar, trovate tantissimi progetti realizzati, delle idee, trovate tesi di laurea, trovate progetti di associazioni che adesso vi farò vedere. Normalmente premiamo perché teniamo che la partecipazione e partire dalla base assieme agli architetti sia una cosa fondamentale. Questo è il sito dei concorsi del Consiglio Nazionale. E adesso
per i minuti che ho qualche progetto, una serie di progetti, poi mi fermo quando il tempo è finito. Troverete in questi progetti un po' tutte le cose che ho citato prima, sono in ordine casuale. Questo è un edificio degli anni 60, vedete qui in basso, che è l'edificio degli anni 60-70 peggiore che si possa trovare almeno nelle città italiane, perché fino agli anni 50 si è costruito abbastanza bene, poi c'è stato un periodo dopo il boom economico nel quale la sapienza del costruire e altri problemi hanno fatto sì che abbiamo edifici meno sicuri, più energivori della storia, quelli di quegli anni. Poi dagli anni 90 con la legge 10 è andata un po' meglio, appena un po' meglio, quindi un edificio come ce ne sono milioni in Italia, abbastanza brutti, energivori, poco sicuri, poco integrati con l'ambiente, credo che un intervento di non restyling, di riqualificazione, in questo caso questo architetto addirittura convinto il committente a togliere degli spazi, a fare dei loggiati, quindi a togliere, devo dire, anche del valore immobiliare dal punto di vista dei metri quadri, convincendolo che forse va meglio meno metri quadri ma più belli, si sta meglio, e anche dal punto di vista immobiliare non sarebbe stata una rimessa. Quindi un intervento così di retrofit e di riqualificazione. Un ponte, trovate di tutto, trovate il paesaggio, si chiama rigenerazione urbana, ma evidentemente noi per urbani intendiamo anche le aree periferiche, intendiamo tutti i luoghi un po', diciamo così, dove la progettazione, la mano dell'uomo fa danni o può fare delle cose positive. Questo è un bellissimo ponte che è stato premiato anche poi successivamente al premio Capocchin. Tra l'altro abbiamo notato questa cosa in questi anni, che i progetti che premiamo nei premi riuso facilmente vincono degli altri premi, quindi vuol dire che ci guardiamo abbastanza con oculatezza, ci prendiamo abbastanza, ecco perché vengono confermati. Quest'anno il premio Capocchin, ben due progetti che abbiamo premiato sono stati ripremiati con il nostro sommo piacere. Una discarica. Non solo in Italia. No, quello lì è un progetto di uno spagnolo. Diciamo che i più gettonati, quelli che ci seguono di più, forse per affinità, sono un po' i francesi e gli spagnoli, la maggior parte sono italiani. Poi ne arrivano da tutte le parti del mondo di progetti, però il 90% sono italiani e uno spagnolo capita sempre che prende un premio perché insomma. Questa è un'area invece da bonificare, un altro tema fondamentale per il futuro, oltre a quello delle SAIP, delle bonifiche. È stato fatto l'esempio prima di Piacenza, dove l'ordine ha fatto vedere una bellissima slide che tutte le aree dismesse militari di Piacenza corrispondono per quantità al centro storico di Piacenza, una cosa pazzesca, dico, come dato. Non tutte le aree si possono recuperare, ma tutte, se questi tipi di aree militari e industriali, diceva prima anche Rimondi, si trovano delle cose, allora trovate una cisterna di sono da bonificare con dei costi enormi. Allora spesso il costo delle bonifiche è la ragione per la quale non si è una delle ragioni per le quali non si riesce poi ad agire sul patrimonio edilizio esistente, che come è stato detto e come abbiamo detto 4 anni fa non bisogna smettere di non di costruire nuovo, perché sarebbe sbagliatissimo, di sprecare suolo. Si può costruire nuovo, si deve costruire nuovo, è meglio farlo rottamando, sostituendo degli edifici che sono raggiunti a fine vita. Questo concetto tutto italiano, che non si può demolire nulla e che gli edifici vanno sempre incerottati, recuperati a qualsiasi costo, con un accanimento terapeutico sull'edilizia, è totalmente sbagliato. Quindi un conto è dire non bisogna sprecare, consumare suolo agricolo, nuovo suolo, anche perché l'Italia ha già una densità enorme. Un conto è dire non si deve costruire la roba nuova, ci deve, si deve fare. Abbiamo una situazione edilizia in Italia che è disastrosa, quantomeno lasciamo stare il problema dell'energia, quantomeno dal punto di vista della sicurezza, perché un edificio se consuma molto passa, ma se è insicuro dal punto di vista strutturale, quello non può passare. Un caso di infilling, di densificazione edilizia che può avvenire sopraelevando, stringendosi, questa è una vecchia piccola struttura artigianale che è stata sopraelevata, densificata, sono state fatte delle abitazioni con un'architettonica architettonica piuttosto bella, per cui se noi tentiamo di premiare sempre, abbiamo ogni anno sono una ventina i progetti che vengono segnalati dal premio riuso, ovviamente noi se cerchiamo di rappresentare tutte quelle categorie che ho fatto vedere prima, non sempre ci riusciamo, la tentiamo di fare premiando il miglior progetto per quella determinata settore di attività.
Questo è quello che ha vinto il primo premio quest'anno, si chiama Ripartire dalla città esistente, già il titolo la dice tutta, è un'area che viene pedonalizzata, Mestre, con grande qualità, con poco soldi, con molta partecipazione dei cittadini, che sono tutti temi che noi pensiamo sono ineludibili, inderogabili, indispensabili per agire bene sulla città. Tra le opere abbandonate, invendute, incompiute in Italia, voi non avete un'idea di quante ce ne sono di carattere infrastrutturale, pezzi di strade, gallerie abbandonate, ferroviarie, strade, autostrade, una quantità gigantesca. Quindi questa è una tesi di laurea, perché ci rivolgiamo anche al settore delle ricerche, della ricerca, insomma, con i master, con le tesi, che sta appunto quest'anno densificare Barcellona, sui quartieri del Piazza del Prater, da dove attraverso la densificazione di una città che è già densa, densificazione di carattere culturale e attraverso le attività, non tanto con nuove costruzioni, ma con attività di tipo architettonico. Questo va nella filosofia che menzionavo prima dell'agopuntura promosso da Seviglio negli ultimi anni. Genova Smart City Park, mi avvio a concludere. Parco tecnologico, ha preso un premio. Questo invece è il vincitore dell'anno scorso, due giovani meno laureati che hanno fatto un piccolo intervento a Matera, un centro storico, edificio vincolato, difficilissimo, convincendo anche qua i committenti a fare un'operazione di sottrazione, quindi non con lo spirito dobbiamo recuperare tutto il più possibile di metri quadrati, ma attenzione, è un luogo buio. Se non lo sistemiamo facciamo diventare bello, però gli facciamo con una corte interna, togliamo dei vetri, ma diamo luce, diamo qualità. Quindi abbiamo preso, poi il fatto che fossero giovani l'abbiamo poi saputo dopo, che prendiamo i progetti non le persone, però ci ha fatto molto piacere, perché era un piccolo intervento e le città hanno bisogno di tantissimi piccoli interventi come questo, anche ovviamente dei grandi interventi, per modo di dire, però adesso in questo momento c'è bisogno che tutti lavoriamo, quindi ci è sembrato questo piccolo intervento, che poi abbiamo saputo essere fatto da 26 anni, il massimo della... Normalmente, comunque è un caso, ma quasi tutti quelli che vengono premiati sono giovani, perché sono nelle giovani generazioni che le idee vengono poi fuori meglio, è una cosa scontata. Recupero di un capannone industriale, una torre nella foce, nella delta... non mi ricordo se sul Po, sì. Sul Po, una piccola torre, anche qui, programma semplicissimo, pochissimi soldi, una torre abbandonata, un landmark territoriale che con delle, vedete quelle, già sono pannelli da cantiere, da cassaforma, pochissime cose, è rinato ed è diventato un luogo visitato dal quale si ammira il paesaggio e così via, non lo sto a far lunga perché il progetto è chiaro. Densificazione di un isolato urbano a Tor Bella Monaca a Roma, uno di quei progetti, tutti gli anni ci capita di premiare, ma non perché lo voglia fare, perché sono veramente tra i progetti più interessanti, delle comunità che sono delle associazioni, delle fondazioni. Allora, il primo anno abbiamo premiato la Fondazione Torino, che aveva promosso il progetto Centro Commerciale Diffuso, che voleva dire basta con i centri commerciali all'americana, riprendiamoci i porti di Torino, facciamo tutti i mercatini. Detta così una cosa banale, ma avevano fatto un programma veramente molto bello e fu preso ad emblema come uno dei motivi, uno degli elementi prioritari per rifare rinascere la voglia dei cittadini di stare in una città. Questo non riguarda il commercio diffuso, ma riguarda un semplice giardino che era abbandonato, il condono abbandonato proprio, una serie di condomini con qualche architetto, 2.000 euro e qualche sovvenzione volontariato l'hanno restituito alla città. È rigenerazione anche questa, ovviamente. Questa è una bellissima tesi di laurea che abbiamo pensato anche in questo caso, forse estremamente indicativa del nostro programma. Allora, è una biblioteca, per cui è un luogo assieme alle scuole, è un luogo deputato della cultura in cui le giovani generazioni hanno l'imprinting, quindi un edificio importantissimo. È mobile, quindi non è un edificio, è un edificio secco, abbiamo detto che anche gli edifici permanenti devono essere fatti sì, come in particolare un edificio che è mobile, quindi può girare teoricamente nelle piazze, un padiglione a biblioteca ed è fatto tutto con materiale riciclato, fatto da giovani architetti. Unite queste quattro cose e ci è sembrato che la biblioteca, la Recycle Biblioteca, fosse uno dei progetti interessanti da premiare.
Questo invece è un progetto molto famoso perché ci arrivano comunque delle cose anche più importanti ed è il progetto con l'attuale Roma, l'Università di Roma, ha vinto il programma, la competizione internazionale di Solar Decathlon. Quindi anche lì l'architettura è messa male, in Italia abbiamo tanti problemi, ma forse non è colpa né dell'università né tanto meno dei professionisti, forse abbiamo bisogno come in Francia che ci sia dal punto di vista di chi amministra in generale, che possono essere le soprintendenti, ovviamente i sindaci, ma anche chi detiene il potere economico, le SGR, insomma, le fondazioni private, quelle di quel programma di massimo che vi ho fatto vedere prima, in cui lo Stato ha messo un euro ogni quattro, gli altri tre gli ha messo l'equivalente delle nostre casse professionali, delle società di risparmio, lì li mettono senza problemi perché sanno dove si va a parare, con i tempi, con i risultati. Una cosa si sa se si può fare, magari non si può fare, ma si sa presto se si può fare o meno, si sa quanto costa, si sa quali problemi, cioè non ci sono sorprese e quindi gli investitori, al contrario dell'Italia, agiscono molto bene. Termino veramente, sono due... Il premio, con altri due premi che organizzo per i conti organizzati per il Consiglio Nazionale, quello di riuso riguarda prettamente i temi edilizi della città, Urban Lightscape invece ha affrontato il tema della luce degli spazi aperti, sempre nella città esistente, quindi un tema della rigenerazione, anche questo si è scelto il quartiere dell'EUR, si è proposta una competizione internazionale su come illuminare a basso costo e rivitalizzare quell'ambito di città, non per renderla più bella, ma per renderla più sicura e quindi più vivibile. Un altro premio che ho organizzato sempre con la Commissione Nazionale, Agritecture, che è dedicato invece a quegli ambiti urbani di confine tra la città e la campagna, dove non è il centro storico, ma non è neanche la parte agricola, è quell'area delle periferie, diciamo così, un po' sfrangiate, dove avviene un po' di tutto. La luce, la campagna, la città, insomma questi sono un po' i programmi che abbiamo fatto dal punto di vista della comunicazione dei progetti. Urban Lightscape era un concorso, Riuso e Agritecture erano dei premi, cioè era una call per chiamare, per far vedere alla comunità internazionale che ci governa che gli architetti, i progettisti sono pronti, che le idee ci sono, che in realtà si sa benissimo come fare e come si sa in Francia ci sono anche i denari, bisogna sapere mettere in fila tutte queste cose e rendere la comunità di chi può investire, di chi può progettare, un po' più sicura delle sue azioni, togliere un po' quell'insicurezza che taglia le gambe a tutti gli investimenti, come quello delle caserne, ad esempio, dove vanno tutte deserte le aste, non perché non siano interessanti quelle aree, ma perché chi lo compra non ha la pallida idea di cosa riuscirà a fare e quindi non ci si mette neanche sopra. Ultima slide, questa è una rivista del Consiglio Nazionale che dirigo io che ho promosso su questi temi, è una rivista ovviamente completamente gratuita, ovviamente non costa nulla agli architetti italiani perché vive solamente con la pubblicità e quindi viene stampata ed è scaricabile dal sito del Consiglio, si può leggere attraverso l'app sia Apple Mac che Android, si può consultare via web e quindi se siete un po' interessati a questi temi, insomma, è un po' diciamo, il collettore di questi argomenti di diffusione. Grazie ancora per l'invito.